Nella sezione Nuova opportunità è possibile inserire una nuova opportunità di lavoro, di tirocinio, ma fleggata e selezionata la gestione opportunità e si va al completamento del processo selezionato. Ricordiamo che le agenzie per il lavoro, le agenzie di intermediazione possono inserire soltanto tirocini e lavoro all'interno delle loro strutture, oppure possono inserire offerte di annunci di lavoro a tempo indeterminato di aziende e clienti in cui venga esplicitato effettivamente il nome dell'azienda presso la quale, per la quale stanno facendo l'intermediazione. Abbiamo diverse ipotesi come tipo di opportunità. Le offerte di lavoro sono tutte quelle che prevedono un contratto di lavoro. Il tirocinio curricolare è quel tirocinio che sta all'interno dei percorsi di studio, è normato dai singoli corsi di laurea e rispetta appunto le normative previste dall'ambito universitario. Sono finalizzati all'acquisizione di crediti formativi o alla stesura della tesi. È poi prevista la tipologia del tirocinio extracurricolare per la psicologia clinica, che è necessario poi all'iscrizione all'albo, e il tirocinio extracurricolare che, stante la nuova riforma effettuata da Regione Lombardia in merito ai tirocini, può essere attivato anche per studenti nel momento in cui siano studenti disoccupati che sono alla ricerca di un'opportunità di inserimento o studenti lavoratori che desiderino ricercare nuove opportunità di lavoro. Se vogliamo inserire qualche dato sull'azienda che va a inserire l'opportunità, possiamo inserirlo qua. Possiamo indicare in che sede si svolgerà il tirocinio. Andiamo a indicare se è un ente pubblico o una struttura privata. Nel caso del tirocinio extracurricolare, l'indennità mensile per la partecipazione è obbligatoria. Eventualmente andiamo a inserire se ci sono altre facilitazioni. La convenzione, nel caso di tirocini è necessaria, quindi il sistema va a recuperare l'ultima convenzione attiva. Nel caso non ci sia, verrà segnalato che non c'è una convenzione attiva. Andremo a inserire il profilo professionale verso il quale tende l'attività di tirocinio. È consigliabile inserire o il codice Istat, quindi andremo a inserire il codice Istat definito in questo modo, andando a ricercare proprio il tipo di professione, quadro regionale di standard professionali potremmo utilizzare, andando poi a descrivere le attività del tirocinio. Andiamo a declinare quali obiettivi formativi e quali competenze ci si aspetta che verranno acquisite attraverso questa esperienza. Andremo a indicare le competenze linguistiche e il loro livello. Se sono previste delle competenze informatiche, se sono previste delle competenze specialistiche e delle caratteristiche personali. Possiamo aggiungere ulteriori informazioni e richiedere se la ricerca è da destinarsi a categorie protette. Possiamo decidere successivamente di ricevere le candidature direttamente sul portale S3 oppure selezionare un sistema aziendale di ricerca e selezione. In questo caso andrà indicata l'URL del sistema aziendale per ricevere le candidature. Possiamo
Possiamo richiedere che vengano inviate mail anche a un altro indirizzo email. E indichiamo un periodo di validità dell'annuncio. Richiediamo, e questo è un campo obbligatorio, che venga inviato il CV. Possiamo poi richiedere, ad esempio, che venga inviata anche una lettera di motivazione, possiamo anche porre delle domande. Una volta finito di compilare tutti i dati, possiamo salvare in bozza o richiedere la pubblicazione. In caso di richiesta di pubblicazione è sempre vagliata da parte dell'ufficio che appunto valuta l'opportunità dell'annuncio indicato. Nel caso non si rispettino criteri di informatività e di comunicazione chiara verso l'utente, verranno cestinati le opportunità e non saranno quindi visibili.